Io non voglio sposarti, Joy, e ti lascio. Anzi, questa è casa mia. Tecnicamente dovresti essere tu a smammare. Joy è stata appena scaricata. Jack, sei licenziato. Non fraintendermi, sei come un figlio per me. Io sono tuo figlio. Jack ha appena ricevuto il benservito. Qual è l'unico posto per fare un salto di qualità e diventare un uomo? Le scuole serali? Dove si va per dimenticare tutti i problemi? Las Vegas! A Las Vegas! Erano due estranei. Di solito non sono così spumeggiante! In cerca di una notte da ricordare. Ma hanno invece trovato un giorno che non dimenticheranno mai. Servirà un divorzio? Assolutamente! Ci resta sempre Las Vegas! La monetina era mia! Ma l'ho messa io nella slot! Quello che è mio è tuo, amore! Te lo ricordi? Siamo sposati! Io congelo i 3 milioni di dollari e vi condanno a 6 mesi di matrimonio coatto! Obiezione, vostro onore! Bentornata a casa, amore! Ops! Se volete che riferisca che state lavorando sul vostro matrimonio, dovrete farlo seriamente. Il matrimonio è duro. Ho quasi finito. Le donne e gli uomini non sono fatti per coesistere. Non riesco a trattenermi. Oggi tocca a te lavare i piatti. 20th Century Fox e Regency Enterprises presentano... Se riesco a farlo chiudere a Joy il matrimonio, non solo ti liberi delle catene, ma ti prendi i 3 milioni di dollari. Ciao. Ti dispiace se aspettiamo qui finché non viene il fabbro? C'è una festa di strafighe nel mio salotto. Guarda che è una trappola. No, è normale. No, non è normale. Una commedia su due persone, con 3 milioni di seri motivi per rimanere insieme. Non mi sembra male, Jack. Nel bene. Ma ti rendi conto? No. Ti stai innamorando di tua moglie, idiota! Non perdere di vista il premio! E nel male. Ah? Deve sembrare vero, così penseranno che è stata lei! Jack, che hai fatto al viso? Avrei dovuto mettere gli asciugamani piccoli perfettamente in fila. E non l'ho fatto, scusami. Me lo merito. Notte brava, a Las Vegas.